Il sindaco di Locri posta sulla sua pagina Facebook la foto dell'autore delle scritte contro Don Ciotti e offre una ricompensa per chi contribuirà ad individuarlo. Il ministro dell'istruzione partecipa a Catanzaro ad un'iniziativa del liceo Fermi. L'esponente di governo elogia la Calabria per la capacità di fare sistema tra le agenzie educative. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato a Praia non è successo nulla. L'ospedale continua a essere casa della salute. Il sindaco invita la regione ad agire e promette che i responsabili della chiusura del nosocomio saranno chiamati alle loro responsabilità. La residenza psichiatrica di Villa Piana con 10 posti letto e operatori H24 attende da oltre un anno l'accreditamento. È tutto in regola, scrivono, ma nessuno ci dà ascolto. In favore della struttura si è espresso anche il vescovo Savino. A 3 giorni dalla conclusione delle operazioni di voto nei circoli del PD, la mozione Renzi al 70%, Orlando al 20% e Emiliano al 8%. 2 giovani, 24 e 29 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Rende. Sono sospettati di aver compiuto 4 rapine in altrettanti esercizi commerciali tra Cosenza e Rende. La Guardia di Finanza ha sequestrato 1 tonnellata di novellame di sarda al Rosseo Capospulico. Era custodita all'interno di un furgone. Al trasportatore è elevata una multa da 28.000 euro. Buonasera dalla redazione del TG10. Ricorderete tutti le infamanti scritte comparse su alcuni muri all'occhio l'indomani della visita del Presidente della Repubblica nell'ambito della manifestazione nazionale di Libera per ricordare le vittime di mafia. Ebbene, le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l'autore e un complice che però non sono stati ancora identificati. Il sindaco di Locri, intanto calabrese, ha postato il fotogramma sul suo profilo Facebook e ha promesso una ricompensa a chi fornirà elementi utili per identificarli. Vediamo. Ecco uno dei fotogrammi che hanno immortalato l'autore delle infamanti scritte Don Ciotti sbirro, meno sbirri più lavoro, comparse nella città di Locri all'indomani della visita del Presidente della Repubblica in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime della mafia promossa da Libera. Un indizio importante per giungere alla sua identificazione che il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, ha postato sulla sua pagina Facebook con tanto di commento e con la promessa di una ricompensa. Un'immagine che ricorda i famosi wanted di westerniana memoria, toni decisi quelli del primo cittadino. Ecco l'immagine, scrive, del balordo che, arrivato in piazza De Gasperi a bordo di un Opel Corsa guidata da un altro idiota, ha lasciato traccia della propria viltà, esponendo l'intera città ad una pessima figura a livello nazionale. Sotto la foto, quella che potrebbe sembrare una sorta di taglia. Si offre l'auta ricompensa chi fornirà dettagliate notizie utili per poterli individuare. Dunque il sindaco in prima linea accanto agli inquirenti per dare un nome e un volto agli autori della balordazione notturna che ha in un certo senso macchiato una manifestazione importante che ha visto una massiccia partecipazione e un eco nazionale rilevante proiettando un'immagine diversa della Locride, una Locride che reagisce, che sa dire di no alla tracotanza dell''ndrangheta e di tutte le mafie. Scritte che, come ha detto il procuratore Gratteri, in controtendenza rispetto alla lettura di tanti, erano frutto di balordi più che di ndranghetisti e che comunque hanno provocato una risposta molto forte. La mattina presto, dopo aver fatto cancellare le infamanti esternazioni, il sindaco calabrese ha fatto allestire davanti al comune un cartellone con su scritto «Orgogliosi di essere sbirri», diventato poi lo slogan della marcia a cui hanno partecipato migliaia di persone. Oggi la pubblicazione su Facebook di questa foto, segnali indicativi che da queste parti qualcosa sta cambiando e che la coscienza civica sa e vuole reagire ad ogni atto di illegalità e di infamia. Ora ci si aspetta che magari sulla spinta della ricompensa qualcuno possa contribuire all'identificazione del writer e dei suoi complici, autori non di una goliardata, ma espressione di una subcultura di cui la Calabria deve liberarsi. Ancora cronaca, la DDA di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio di 80 persone coinvolte nelle inchieste Frontiera e 5 Lustri, entrambe dirette a disarticolare la cosca Muto e l''ndrangheta. Le posizioni di 2 indagati sono state stralciate per una successiva valutazione. L'inchiesta Frontiera, partita da un troncone dell'indagine sull'omicidio di Angelo Vassallo, ricorderete il sindaco pescatore di Pollica, ucciso nel 2010, ha portato nel luglio scorso all'arresto di 58 persone presunte appartenenti alla cosca Muto, indagate per associazioni di tipo mafioso,
Mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, usura e illecita concorrenza con violenza e minaccia. Proprio partendo dalla Cosca Mutua, la DDA nel gennaio scorso ha messo a segno l'inchiesta 5 lustri che ha consentito di svelare un'associazione per delinquere tipo mafioso finalizzata alla turbativa di gare d'appalto nel settore pubblico. Tra le persone coinvolte anche l'imprenditore cosentino Giorgio Barbieri. Le indagini condotte dai carabinieri e guardia di finanza sono state dirette dal procuratore Gratteri, dagli aggiunti Bombardieri e Luberto e dai sostituti Falvo e Prontera. Parliamo di scuola, visita del ministro Fedeli a Catanzaro, ministro Fedeli che loda l'iniziativa calabrese e la sfida della comunità educante in Calabria. Solo contrastando la povertà educativa si può contrastare anche la povertà economica, lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Valeria Fedeli, intervenendo a Catanzaro alla presentazione del manifesto programmatico della sfida delle comunità educante in Calabria, un patto programmatico interistituzionale finalizzato alla sperimentazione di forme operative di comunità educanti nei territori calabresi. Il ministro Fedeli ha promosso l'idea perché mira a includere nella realizzazione della buona scuola anche le famiglie e il tessuto sociale. Mi pare particolarmente importante questa iniziativa perché si mette insieme non solo le responsabilità pubbliche per la scuola, ma anche tutti quelli che operano anche in termini di volontariato in modo qualificato per la scuola. Credo che sia un buon esempio di fare sistema insieme. A Catanzaro, all'incontro tenutosi presso il liceo Fermi, accanto al ministro l'assessore regionale alle politiche sociali Federica Roccisano. Insieme alla comunità educante stiamo lavorando, ha detto, cercando di sdoganare il luogo comune che vede i ragazzi calabresi senza voglia di lavorare. Abbiamo lavorato creando un patto, quello che è la bozza programmatica che sarà presentata oggi e che rompe gli schemi tradizionali, va oltre il partenariato finalizzato alla presentazione di un bando o di un progetto, ma si pone l'obiettivo ambizioso di creare una comunità e quindi di creare un gruppo di persone, di istituzioni che sono la regione, il ministero, l'ufficio scolastico regionale, le scuole, le associazioni giovanili che sono accomunate da una visione comune che è quello dello sviluppo del nostro territorio partendo dai nostri ragazzi. Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, Boucher, ha posto l'attenzione sul tema dell'alternanza scuola-lavoro, un sistema che in una terra con poco lavoro necessita della collaborazione delle istituzioni per funzionare al meglio. Sono attivati progetti di alternanza scuola-lavoro, abbiamo anche dei fiori all'occhiello come il progetto che abbiamo fatto con Enel quest'anno all'Istituto Tecnico Industriale di Catanzaro, quindi con la certezza che ci saranno gli alunni che frequentano quest'anno la quarta classe che l'anno prossimo avranno un contratto a tempo indeterminato con Enel. Questione ospedale di Praia a Mare, apriamo la pagina della sanità dopo la sentenza del Consiglio di Stato che boccia il decreto oscura. Il sindaco Praticò sottolinea bisogna rispettare la sentenza, l'ospedale va riaperto a più presto. La questione ospedale continua a tenere banco a Praia a Mare e nei centri dell'Alto Tirreno Cosentino. La chiusura, o meglio il depotenziamento del presidio ospedaliero è stato un duro colpo per il territorio. In questi anni è aumentato il numero dei cittadini costretti ad andare fuori regione per curarsi. Più volte era stato sottolineato dai sindaci e dagli stessi cittadini che la trasformazione del presidio di Praia a Mare in ospedale distrettuale CAPT era stata disposta senza considerare le distanze dal più vicino ospedale, ossia Cetraro, i tempi di percorrenza, l'ampiezza del bacino di utenza. Ragioni accolte dal Consiglio di Stato che ha annullato il decreto a firma del commissario Scura. Un primo risultato importante dunque raggiunto da chi da anni si batte per la riapertura dell'ospedale di Praia a Mare. Questa sentenza dice che Praia non può essere né casa della salute né casa né CAPT. E allora noi dobbiamo discutere col commissario di queste cose. Commissario ministeriale, non il commissario dell'ASP. Allora, che cosa significa questo? Significa che è stato anche messo in discussione il decreto di riordino della rete ospedaliera approvato con il decreto della giunta regionale del commissario del numero 18 del 2010. Che cosa noi ci aspettiamo? Ci aspettiamo il rispetto di quello che i giudici amministrativi hanno stabilito. L'ospedale dunque va riaperto, dicono i giudici, ma la battaglia dei sindaci per raggiungere l'obiettivo, sottolinea il primo cittadino di Praia, non si ferma. Dobbiamo anche andare a fondo per andare a capire le responsabilità che ci sono state a chi prima non ha messo in atto la prima sentenza del Consiglio di Stato
raggirando con decreti e decretucci contro Praia Mare, contro la struttura di Praia Mare. Bene, di questo chi ha cercato il raggiro ne dovrà rispondere, ma non deve rispondere a me, deve rispondere ai 15 sindaci di questo territorio. Villa San Francesco è una residenza psichiatrica di Villa Piana. Nonostante l'iter corretto, non riesce ad ottenere l'accreditamento. Lettera denuncia inviata alla nostra redazione. Del caso si è occupato anche il vescovo di Cassano, Monsignor Savino. Vediamo. Eccola la lettera giunta alla nostra redazione, racconta, anzi denuncia un'ordinaria ingiustizia, storia di una struttura psichiatrica, Villa San Francesco di Villa Piana sullo Ionio Cosentino, che pur avendo i requisiti non riesce ad ottenere l'accreditamento. Le conseguenze, al solito, le pagano i più deboli, ossia gli ospiti. Nella missiva evidenziato l'iter burocratico avviato nel 2009, 8 anni fa l'autorizzazione per la residenza psichiatrica, documentazione trasmessa al Comune Ionio e al Dipartimento della Salute. Quest'ultimo, con comunicazione ufficiale al municipio, dava il via libera al progetto, inserendolo nella programmazione regionale. Previsti operatori H24 e 10 posti letto. L'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, dopo aver effettuato un sopralluogo, esprimeva, si legge, parere favorevole all'autorizzazione, al funzionamento e all'apertura della residenza psichiatrica, sia nel provvedimento datato 2009 che nella certificazione del 2015, condizione quest'ultima si evidenzia per ottenere l'accreditamento, la cui istanza è stata inoltrata il 21 settembre 2015, è trascorso 1 anno e mezzo, ma nonostante le carte in regola tutto resta fermo. Sulla vicenda è intervenuto anche il vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio, Monsignor Savino, che più volte ha chiesto la risoluzione dell'avvertenza, appelli caduti nel vuoto. Restano le solite domande su una burocrazia sanitaria kafkiana che non riesce a rispondere ai bisogni, mettendo duramente alla prova pazienti fragili, famiglie, operatori sanitari e imprenditori del settore. Andiamo a Vibo adesso per parlare di viabilità, intervento tampone per sbloccare l'ex statale 110, arteria di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Vediamo. Continua l'odissea dell'ex statale 110 che tra una toppa ed un'altra da oltre un anno ormai alterna divieti di autorizzazioni, sequestri e ripristino della viabilità. All'indomani del nuovo sequestro da parte della magistratura della strada resa insicura da un incipiente dissesto idrogeologico e provocata, secondo i giudizi tecnici, innanzitutto dalla mancanza di lavori di manutenzione ordinaria, una riunione in prefettura sembrerebbe aver sbloccato, sia pure momentaneamente, la situazione. Si è così deciso che, per rimettere in sesto gli 80 metri di percorso che hanno determinato il sequestro dell'arteria, saranno per il momento utilizzati i fondi non spesi dai comuni coinvolti per i lavori di somma urgenza in materia di messa in sicurezza del territorio. Soggetto attuatore sarà il comune di Maierato. Una soluzione tampone, decisa perché il prefetto ha chiaramente chiesto tempi brevi, mentre la Protezione Civile Regionale ribadisce che le criticità nella zona sono tante e diverse e richiederebbero interventi generali più complessi e soprattutto più impegnativi dal punto di vista economico. Ecco perché le decisioni prese durante l'incontro in prefettura non hanno placato gli animi dei componenti del Comitato Civico Strade Nuove di Monterosso, che sono intenzionati a confermare la manifestazione di protesta già programmata per domenica e per la quale si chiede la partecipazione attiva di tutti gli altri comuni interessati a questa strada, che rimane un nodo strategico per la viabilità interna del Vibonese. Il nostro diario di bordo, vediamo. Il primo test del nuovo corso della politica, ammesso che ci sia, è rappresentato dalle amministrative dell'11 giugno. Anche se, trattandosi di elezioni locali, è molto difficile individuare in che misura incidono le forze politiche, diciamo così, organizzate. Tra i comuni chiamati a votare ci sono anche 2 municipi interessati dal referendum per il comune unico della Presila. In uno, Trenta ha vinto il sì, nell'altro, Spezzano Piccolo, il no.
spetta alla Regione decidere e stabilire il da farsi e come, ma deve farlo in fretta prima che vengano convocati i comizi elettorali. Spezzano, per esempio, sarà fuori dal contesto unico? Al momento questa domanda rimane sospesa, nel senso che una risposta certa arriverà solo quando il Consiglio regionale prenderà atto dell'esito della consultazione popolare. Si vota anche a Catanzaro, dove Abramo è a caccia della riconferma e Ciconte, spinto dal PD, insegue il ribaltone, ma c'è l'incognita 5 Stelle, tutt'altro che trascurabile. Paola e Amantea, in provincia di Cosenza, sono due test probanti per la politica. La città del Santo è da sempre un luogo laboratorio che negli anni scorsi ha regalato sorprese e formule politiche non scontate. Qui Ferrari si gioca la carta delle cose fatte, ma vale lo stesso per Perrotta, che dopo le precedenti esperienze amministrative ha manifestato l'interesse a riprendere il cammino interrotto. Anche ad Acri, situazione complicatissima. Dopo anni di predominio dei Trematerra, il campo è aperto. Sarà interessante vedere chi piazzerà la bandierina, se l'ex consigliere regionale Feraudo, oppure se prevarrà il centro-sinistra con Capalbo o l'area centrista con Vigliaturo. Dalle elezioni prossime al combattuto congresso del PD, dove Renzi, Orlando e Emiliano si sfidano a colpi di voti, qui cominciano ad esserci i primi segnali per l'establishment del partito, se è vero per esempio che nel comune del collaboratore di Mario Oliverio, vale a dire Giovanni Manoccio, il locale circolo del PD assegna l'80% dei voti alla mozione del presidente della Regione Puglia. Il segretario regionale del partito, Ernesto Magorno, è certo della vittoria dell'ex premier Matteo Renzi, convinzione che nasce dal fatto che a 3 giorni dalla chiusura del voto nei circoli, Renzi è al 70%, Orlando al 22% ed Emiliano all'8%. Torniamo alla cronaca con il blitz dei carabinieri di Rende di questa mattina alle prime luci dell'alba in manette, due presunti rapinatori. Si tratta di un 33enne di Rende accusato di 3 colpi messi a segno lo scorso mese di febbraio, danni di una yogurteria, di un panificio, di un negozio di detersivi, colpi di cui abbiamo parlato in un resoconto di mesi molto caldi dal punto di vista dei colpi negli esercizi commerciali. E poi di un 24enne di Rogliano ritenuto l'autore di una rapina compiuta il 24 novembre 2016 a danni di una sala scommesse di Rende, vediamo. Ecco i presunti autori di una serie di rapine compiute nei mesi scorsi tra Cosenza e Rende. Sono stati i carabinieri ad arrestarli. Il blitz è scattato questa mattina alle prime luci dell'alba. Si tratta di un 33enne di Rende e di un 24enne di Rogliano, residenti a Cosenza. Al primo vengono contestate 3 rapine compiute lo scorso mese di febbraio ai danni di una yogurteria, di un panificio e di un negozio di detersivi. Stesse modalità per i 3 colpi, volto parzialmente coperto, un cappellino e un coltello per terrorizzare le vittime. Bottino complessivo circa 1.600 euro, determinante per incastrare l'autore le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze delle vittime. Le indagini condotte dai militari del nucleo operativo radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende e dai militari della Stazione Carabinieri, coordinata dalla Procura di Cosenza, hanno così consentito di raccogliere elementi di prova nei confronti del 33enne. Il 24enne di Rogliano invece è ritenuto l'autore del colpo messo a segno il 24 novembre del 2016 ai danni di una sala scommesse della città del Campagnano. In quell'occasione il rapinatore, armato di coltello e con il volto parzialmente coperto, aveva aggredito un dipendente facendosi poi consegnare 1.000 euro in contanti. I due, entrambi disoccupati, avrebbero portato a termine i colpi in maniera indipendente, episodi che avevano causato allarme e preoccupazione in città. Gli inquirenti dunque sono riusciti ad individuare e ad arrestare i presunti rapinatori, che adesso sono finiti in carcere. Il vice sindaco di Gizzeria, Francesco Argento, e il fratello Michele sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Lamezia Terme con l'accusa di tentata estorsione. Ad accusare i due, che sono stati posti domiciliari, è stato un dipendente della ditta di autotrasporti di cui sono titolari gli Argento. Il dipendente avrebbe chiesto alcune spettanze che a suo dire gli erano dovute. I fratelli Argento invece, secondo l'accusa, lo avrebbero aggredito prima verbalmente e poi fisicamente. Da qui la denuncia dell'uomo ai carabinieri ed il successivo arresto del vice sindaco e del fratello. Il vice sindaco è stato poi sospeso nelle ore successive dalla sua carica dal prefetto di Catanzaro. Adesso altre notizie, i nostri 100 secondi di cronaca.
Circa una tonnellata di novellame di sarda è stata sequestrata sulla SS106 nei pressi di Roseto Capospulico. Le fiamme gialle hanno fermato un furgone diretto nel Corianese. All'interno della cella di refrigerazione era stipato il novellame in violazione alla normativa comunitaria. Elevate sanzioni amministrative pari a 28.000 euro nei confronti del conducente del mezzo. Nuova ispezione dei RIS nell'abitazione di Salvatore Fuscaldo, l'operaio accusato dell'omicidio di Antonella Lettieri, uccisa a Ciro Marina lo scorso 8 marzo, decisi ulteriori rilievi nell'ambito delle indagini. Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, con questa accusa è finita in manette una donna a San Ferdinando nel Reggino. La 37enne, già nota alle forze dell'ordine, i carabinieri nel corso di una perquisizione hanno rinvenuto la droga che è stata sequestrata. I carabinieri forestali hanno arrestato nel Reggino un 35enne e denunciato altre due persone a piede libero. I tre sono stati sorpresi a trafugare materiale roccioso depositato nel piazzale di una ditta di inerti. È accaduto sul greto del fiume Amendola nel comune di Condofuri. 6 immigrati privi del permesso di soggiorno sono stati espulsi dai carabinieri nel Reggino. I militari hanno eseguito servizi sul territorio con particolare attenzione al controllo dei cittadini extracomunitari. Adesso un servizio abbastanza curioso sui punti di contatto fra gusto e lessico che legano Francia e Italia. Gude France et Italie, questo è il titolo dell'evento organizzato a Villarendano dalla Fondazione Giuliani in collaborazione con l'Alliance Française di Cosenza e l'Unical. Gude France et Gude Italie nasce per il volere sottolineare due grandi manifestazioni a livello internazionale che i francesi propongono per il mese di marzo tutti gli anni. Una è questa del Gude France, che è questo concorso enogastronomico destinato ai grandi chef, quest'anno 2000 chef, 2000 ristoranti sui cinque continenti, e a cui per la prima volta hanno partecipato anche le scuole alberghiere. Nel corso del convegno si è parlato di gusto, lessico e rapporto di vicinanza linguistica tra Italia e Francia. I normanni nel 1070 introducono un nuovo sistema legale, una nuova organizzazione rispetto a quelle della Calabria bizantina prima di loro, ma con questo introducono anche le cose mangiate dai signori e le cose mangiate dai non signori. L'anduia era praticamente il mangiare della truppa e la parte peggiore della carne che loro non dovevano mangiare al tavolo col signore. Tra le belle città d'Italia inserite nel libro di Marco Romano c'è anche Cosenza, sono 50. Si chiama Le belle città, il libro di Marco Romano edito da UTET e dedicato a 50 città opere d'arte, e tra queste c'è anche Cosenza. Attraverso questo libro conosciamo tante città che in modo diverso, quelle che magari già abbiamo vissuto, abbiamo visto in parte, ma soprattutto vediamo che è riportata dalla città di Cosenza e con un'ottica di lettura che ci appare anche un po' familiare, ma nello stesso tempo ci suggerisce delle chiavi di lettura che sono assolutamente personali, ma che sono comprensibili e anche molto efficaci. Cosenza era una città di antica tradizione, hanno avuto l'occasione, di che hanno poche città, quella di essere bloccate da un limite naturale. Allora, fuori da questo limite si inventano. Cosenza ha manifestato pienamente il proprio animo quando ha potuto costruirsi una parte nuova di là del Crati. E questa parte nuova è superba. È una città nuova che dimostra una grande vitalità. La presentazione del libro è stata promossa dall'amministrazione comunale e dall'associazione Quartieri Tranquilli, di cui è presidente nazionale Lina Sotis, che a Cosenza è coordinata da Eva Catizzone, delegata per le politiche culturali del sindaco Mario Chiuto. Ma a noi sembrava importante partire intanto dai libri, che sono la conoscenza. C'è un libro importante pubblicato da UTET sulle città d'arte, in cui c'è Parigi, c'è Berlino, c'è Milano e c'è anche Cosenza, e quindi ci sembrava giusto mettere in mostra anche questo lato della nostra città, questo nostro magnifico centro storico sul quale è necessario oggi più che mai intervenire.
Allora adesso lo spettacolo con le mille voci di Francesco Cicchella al Garden di Rende, attesa per lo show del prossimo 6 aprile. Vediamo. Rende si prepara ad accogliere Francesco Cicchella che il prossimo 6 aprile sarà al Garden con lo spettacolo Mille Voci, inserito nel cartellone di Comicità in Teatro, evento promosso dall'amministrazione comunale di Rende. Uno show comico musicale nel quale il poliedrico artista partenopeo mostra le sue doti di comico, cantante e intrattenitore. Musica, canzoni ed esilaranti siparietti comici per uno spettacolo fresco, leggero, divertente. Sul palco Francesco Cicchella, vincitore di Tale Quale Show e comico di Made in Sud, sarà accompagnato dalla storica spalla Vincenzo De Onestis e da una band di 6 elementi capitanata dal maestro Paco Ruggero. Sarà un viaggio ironico e giocoso attraverso il mondo della musica con le mille voci e i tanti personaggi che Cicchella porterà in scena: Massimo Ranieri, Michael Bublé, Gigi D'Alessio, Checco De Modà, solo per citarne alcuni. Francesco Cicchella nello show gioca con la sua vocalità, con interpretazioni di grande spessore musicale e artistico e con numeri dotati di un'incredibile forza comica. Cicchella, Ugo Ladoro, imitatore di innovazione e soprattutto un sorriso contagioso, esamina la musica e i cantanti attraverso la lente del comico, regalando momenti di puro divertimento oltre che performance musicali di classe. Il calcio torna alla Serie A, il Crotone scende in campo a Verona contro il Chievo, Cordas dice dobbiamo vincere 3 partite di seguito per sperare, si carica all'uscita la squadra rossoblu, Ceccherini recupera, questa è una buona notizia, e nella seduta di oggi i calciatori sono stati impegnati prima in sala video, poi il gruppo è sceso in campo, riscaldamento atletico e poi partitelle della durata di 10 minuti ciascuna. Cosenza, giornata intensa, non solo in campo, ha parlato Ettore Mendicino che ha caricato l'ambiente in vista della sfida contro il Lecce, e il presidente Guarascio che ha dato l'ultimo saluto a un cosentino illustre, Ernesto Corigliano, ha lanciato una proposta, quella di intitolare la tribuna blu centrale dello stadio Marulla proprio all'avvocato Ernesto Corigliano, uomo di sport, di diritto, del giornalismo, un esempio, un cittadino esemplare, non solo della città di Cosenza, ma di tutta la regione, conosciuto anche in tutta Italia. Oggi ha ricevuto la visita anche di Renzo Olivieri, il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, associazione che Ernesto Corigliano ha fondato tanti anni fa. E adesso vediamo il meteo. Ben ritrovati dallo staff di meteoincalabria.it. Un debole ma vasto promontorio di alta pressione avvolge quasi tutta l'Europa centrale ed occidentale, interessando marginalmente anche la nostra regione, dove però non mancheranno piccoli disturbi dovuti nella giornata di giovedì a deboli afflussi di aria umida da ovest sul basso Tirreno e venerdì a infiltrazioni di aria leggermente più fredda in quota, capaci di produrre sui nostri monti qualche rovescio e o temporale pomeridiano. Diamo quindi uno sguardo alle previsioni in dettaglio sulla Calabria. Venerdì in mattinata nubi sparse sull'Ametino e Vibonese, altrove sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi su tutte le zone montuose della nostra regione, dove si potrebbero verificare isolati rovesci e o temporali in rapido dissolvimento. Temperature in ulteriore leggero rialzo. Vediamo adesso lo stato di mare e venti. Venerdì tutti i bacini vedranno diminuire il loro moto ondoso sino a divenire poco mossi, sotto venti deboli di direzione variabile. Solo lo Ionio Crotonese rimarrà ancora mosso a causa di venti da nord comunque in graduale indebolimento. Come di consueto ricordo a tutti voi che per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo potrete consultare il nostro sito internet www.meteoincalabria.it oppure la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, la puntata odierna termina qui, grazie ed arrivederci al prossimo appuntamento. Vediamo i titoli del nostro telegiornale. Il sindaco di Locri posta sulla sua pagina Facebook la foto dell'autore delle scritte contro Don Ciotti e offre una ricompensa per chi contribuirà ad individuarlo. Il ministro dell'istruzione partecipa a Catanzaro ad un'iniziativa del liceo Fermi. L'esponente di governo elogia la Calabria per la capacità di fare sistema tra le agenzie educative. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato a Praia non è successo nulla. L'ospedale continua a essere casa della salute. Il sindaco invita la regione ad agire e promette che i responsabili della chiusura del nosocomio saranno chiamati alle loro responsabilità.
La residenza psichiatrica di Villa Piana con 10 posti letto e operatori H24 attende da oltre un anno l'accreditamento. È tutto in regola, scrivono, ma nessuno ci dà ascolto. In favore della struttura si è espresso anche il vescovo Savino. A 3 giorni dalla conclusione delle operazioni di voto nei circoli del PD, la mozione Renzi al 70%, Orlando al 20% e Emiliano al 8%. 2 giovani, 24 e 29 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Rende. Sono sospettati di aver compiuto 4 rapine in altrettanti esercizi commerciali tra Cosenza e Rende. La Guardia di Finanza ha sequestrato 1 tonnellata di novellame di sarda al Rosseo Capospulico. Era custodita all'interno di un furgone. Al trasportatore è levata una multa da 28.000 euro. Sulla sanità arriva la sentenza anche del ministro Lorenzin, che dice le regioni in rosso, ovvero le 8 in piano di rientro, fra le quali la Calabria, hanno migliorato i conti, ma un analogo miglioramento non si è registrato sul fronte delle cure garantite. I livelli essenziali, i LEA, risultano nel 2015 sotto la soglia minima. Poi, se possiamo dire, dice, che i piani di rientro e i commissariamenti hanno funzionato sotto il profilo economico, lo stesso non si può dire per le cure. Il ministro verifica continuamente lo stato di salute della sanità del Paese. Alcune regioni hanno peggiorato i risultati e i commissariamenti, come abbiamo immaginati, hanno fatto il loro tempo, quindi anticipa quali saranno le prossime mosse. Credo che dovremmo agire in maniera più mirata, dice, possiamo per esempio pensare di ridare alle regioni la capacità decisionale completa. Il Codacons, sulla scorta di queste dichiarazioni, di questi dati, annuncia battaglia e dice, si rivolgerà alla Corte dei Conti della Calabria. Ci fermiamo qui, appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci, buona serata.